consulenti finanziari indipendenti sono indispensabili perché i gestori del risparmio e quindi i consulenti dei gestori del risparmio devono porre in equilibrio, questo è un altro punto che gli economisti capiscono, fra gli interessi della impresa e gli interessi della collettività. Quindi devono porre in equilibrio. I consulenti indipendenti non hanno questo dilemma. Si devono tenere il cliente, devono conquistare spazio, devono dimostrare di far bene e quindi danno un contributo aggiuntivo fondamentale che è quello che ha ispirato poi l'indipendenza dell'organismo di vigilanza.